la produzione, la, diciamo, il prodotto principale è l'olio essenziale di bergamotto, che è quello che storicamente era il prodotto principale del bergamotto, e ho continuato su questa scia, nel senso che il liquore del bergamotto sì, lo facciamo in azienda, un'azienda agrituristica, ma lo diamo come, diciamo, il liquore, come lo offriamo agli ospiti, non lo vendiamo. Okay. Anche perché per fare liquori poi c'è tutta una normativa troppo complicata, che non mi sono mai cimentato in una cosa del genere, è comunque buonissimo questo fuori. Però quello che noi facciamo è l'olio essenziale di bergamotto, o meglio, la mia azienda produce frutti di bergamotto, poi questi frutti vanno a finire nei centri di trasformazione, che sono tutti qua nell'area del bergamotto, io pago la trasformazione, così come si può fare con un frattorio per le olive, e mi riprendo l'olio di bergamotto, l'olio essenziale. Faccio parte di un consorzio di produttori biologici, che ho contribuito a formare già da 20 anni fa, che si chiama Bio Assober, e praticamente lavoriamo tutti insieme. No, abbiamo dei trasformatori che sono diciamo, associati a noi, sono convenzionati, meglio, convenzionati al nostro gruppo, lavorano anche loro in bio. E quindi, insomma, poi abbiamo un centro di stoccaggio comune, poi commercializziamo tutto l'olio che riusciamo a produrre durante l'anno di tutto questo gruppo, siamo 15 aziende associate, abbiamo iniziato ormai 20 anni fa con 3 aziende, adesso siamo in 15, produciamo una buona quantità di olio, arriviamo anche a 4.000 kg di olio essenziale annuali, e poi commercializziamo tutti insieme. Ovviamente ormai il nostro bacino di utenza è praticamente mondiale, riusciamo a vendere dall'America, dagli Stati Uniti, al Canada, all'Europa, India, Cina, Australia, Corea del Sud, questi sono i principali nostri acquirenti, e lo fanno sia per i profumi, sia per i cosmetici, ma anche, e forse in questo caso anche soprattutto per il tè, soprattutto in Giappone e in Corea vendiamo grosse quantità per fare il tè Earl Grey, anche vendiamo anche in Inghilterra. Ma la tua è un'attività tramandata, cioè lo facevano... La mia come attività agricola è un'attività tramandata da varie generazioni. Questa dove siamo è un'azienda agricola della famiglia di mia madre, per cui erano i miei nonni materni, i miei bisnonni, che già coltivavano il bergamotto già dell'Ottocento, ma non commercializzavano direttamente, perché una volta vendevano il prodotto ai commercianti locali, fino a un certo periodo, fino agli anni 60, c'era anche un consorzio del bergamotto che funzionava, quindi conferivano il consorzio, venivano pagati da questo consorzio, ma da quando il consorzio nel 1970 divenne ente pubblico, praticamente iniziò la sua fine, che poi piano piano nel corso degli anni è stata praticamente certificata. Insomma, ogni anno era sempre peggio, dal 1970 credo che verso l'82-83 praticamente questo consorzio cessò di operare in maniera corretta, non vendeva più niente, e quindi tutto a vantaggio dei privati, che nel frattempo si erano presi tutta la fetta di commercializzazione mondiale, parlo di commercianti privati, e quindi praticamente è stato svuotato di potere questo controllo, di potere economico e reale, sociale anche. E quindi si era un po' perso, siamo un po' persi anche perché ci sono stati anni di veramente bui del bergamotto. Dagli anni 70 in poi ci fu praticamente un crollo verticale dei prezzi. L'areale di produzione è? L'areale di produzione è Villa San Giovanni, bianco. Fino a bianco, anche se oltre bianco ci sono delle piantagioni a macchie di leopardo che arrivano fino a, non arrivano a Locri, sono prima di Locri, probabilmente le ultime piantagioni sono tra Bovalino e Ardore,
però sono, non è proprio l'area vocata, l'area veramente vocata per il Bergamotto è, diciamo, Reggio Calabria, Villa San Giovanni anche, e Bianco. Come sempre, poi quando hai deciso di... hai seguito da bambino, ti porti qualcosa, da ricordo dei... Beh, da bambino io volevo scappare da questo posto perché ero da solo, sono figlio unico, non c'erano più bambini con cui giocare e quindi insomma non ho, avevo un rapporto di amore e odio, più odio che amore con la campagna, perché mio padre mi costringeva anche a lavorare, quindi non avevo un bellissimo rapporto. Ma poi con il passare degli anni devo dire che questa cosa che io ho messo dentro da piccolo è uscita tutta fuori, probabilmente è stato un imprinting talmente forte, addirittura avevo fatto degli studi che non c'entravano niente, insomma, ero leggermente confuso rispetto a quello che avrei voluto fare, perché mi sono laureato in legge, ho iniziato a fare l'avvocato, tra l'altro l'ho fatto per 5 anni l'avvocato, ma lo facevo veramente non controvoglia, peggio era una cosa che più andava avanti e peggio era, e quindi insomma alla fine ho avuto l'opportunità di cambiare vita. Quindi tu sei andato via da qui e sei andato altrove? No, sei andato via o hai vissuto qui comunque? Ho vissuto qui, in questo posto qua ad Amendolea, che è nel comune di Condofuri, cioè proprio nell'azienda di famiglia, fino a 10 anni. Ho fatto le scuole elementari qua. Poi la mia famiglia si era trasferita a Reggio Calabria. E io comunque da Reggio Calabria tornavo qui nelle vacanze, in estate, nei fine settimana, quindi questo rapporto con questo posto non l'ho mai perso. Poi ho fatto l'università a Messina, vivendo un po' a Reggio, un po' a Messina. E poi ho cominciato a viaggiare, ho fatto le esperienze che si fanno nel periodo universitario. Non c'era ancora l'Erasmus all'epoca, ma c'erano scambi culturali con altre università e a me piaceva farle, l'ho fatto con Cracovia, l'avevo fatto con, addirittura con Debrecen in Ungheria quando ancora c'era la cultura di ferro, e mi andavo nei paesi dell'est quando bisognava passare il confine della cortina di ferro, e poi insomma in varie parti d'Europa. Questa cosa qua poi mi ha fatto maturare nel tempo la consapevolezza che il posto in cui vivevo non aveva nulla da invidiare rispetto a tutti i posti che avevo visto, che erano bellissimi, ma il posto in cui vivevo non era da meno, anzi, era per alcuni versi più bello rispetto a quelli che consideravo posti bellissimi. E così questa cosa piano piano è tornata fuori. È tornata, e quindi insieme al Bergamotto, al ritorno al Bergamotto, ho pensato anche di associare il turismo, perché c'era l'azienda agricola abbandonata, diciamo, non come azienda agricola, ma erano queste strutture che avevano la casa familiare come casa padronale e poi varie case coloniche che nel frattempo erano state abbandonate, alcune erano crollate, e quindi c'era l'opportunità proprio di creare un'azienda agrituristica secondo i canoni classici, e così ho fatto. Poi diciamo che avevo presentato questa domanda alla Regione Calabria per fare agriturismo, per avere un finanziamento, la presentai nell'89 e mi rispose nel 95, per cui insomma i tempi ci stanno tutti da noi, però mi rispose in maniera positiva, dice: abbiamo preso in visione la sua domanda, insomma, l'abbiamo considerata valida e le diamo un finanziamento, che per me fu veramente la pietra miliare. Mi dettero 75 milioni di lire a fondo perduto, che per me erano come se mi avessero dato 75 milioni di euro. Così ho iniziato, insomma, anche perché all'epoca si poteva lavorare in economia, per cui non dovevi fatturare se non dovevi dimostrare di aver eseguito il progetto presentato, che era la cosa perfetta. Cioè, tu presentavi un progetto, dovevi fare quello, poi come lo facevi erano fatti tuoi, o lo facevi con una mano, o lo facevi con 100 imprese, importante che tu eseguivi. Così ho fatto, ho preso un muratore e
come manovale ho usato tutti i miei colleghi avvocati. E come te c'avevano qualche confusione. Sì, che venivano qua a lavorare come degli schiavi e poi mangiavano l'ira di Dio, si mangiavano pure a me. Perché si finiva sempre fine settimana con una mangiata di quelle che iniziavano alle 2 del pomeriggio della domenica e finiva alle 2 di notte. Senti, quali... mi è costato veramente più di della ristrutturazione. Come si dice, sì. Fai prima a fare un cassotto. Sì, va. Sì.